sedie elettriche. Mr. Connery, in questi tempi di continui cambiamenti politici nel mondo, ultimamente ci sono un sacco di discussioni su ciò che possa avere un'influenza come l'accettazione e la comprensione di questo film. Tutti in questa sala sembrano avere un'opinione. Ci piacerebbe sapere qual è la sua. Beh, non penso che questo film possa cambiare minimamente gli eventi. Personalmente sarei entusiasta che ciò potesse accadere, essendo stato in Russia 25 anni fa. Comunque, in questo film, uno degli elementi interessanti che emerge è che ci sono persone che si trovano in determinate circostanze e possono fare una scelta e prendere una decisione, che è quella di andarsene, come ha fatto Ramius, con ciò che era ritenuta ancora in fase di progetto un'arma offensiva, e quindi fare qualcosa al riguardo. Ora, non vorrei sembrare grandioso o allargarmi troppo o fare paragoni con Sakharov. Io ero là e sapevo qualcosa sul regime, conoscevo com'era la forma del governo e quali erano i limiti. Non è come stare seduto con i jeans sfilacciati a Beverly Hills a parlare ad alta voce. È qualcosa un po' più grande. Ad ogni modo, la storia del film è avvincente. Io sono stato arruolato in Marina e a quei tempi i sottomarini erano più piccoli. Beh, non sono poi così tanto vecchio, ma con le braccia aperte toccavi quasi le paratie. Mentre Ottobre Rosso, il sottomarino nel film, sembra enorme sul grande schermo. Ma in realtà è un affarino di 70 mm, ma con gli effetti speciali si ha un risultato stupefacente. Beh, presumo che abbia visto il film. La mia è una domanda più frivola. Sono curiosa di sapere che cosa le è passato per la mente quando ha letto sulla rivista People che era stato eletto l'uomo più sexy vivente e cosa significa la parola sexy per lei. E sarebbe frivolo. Beh, è stato l'editore a chiamarmi per primo ed è rimasto un po' sorpreso dal mio atteggiamento brusco nei confronti di quell'articolo. Non penso che questa faccenda dovesse essere presa troppo sul serio, anche se è molto lusinghiera e molto bella. L'altro giorno stavo pranzando alla Paramount e quando stavo per uscire tre uomini mi fecero un applauso ironico. Erano tre individui piuttosto obesi e calvi, sulla sessantina. Allora sono tornato indietro per scoprire del perché di quel gesto. Per loro era una specie di gioco per quel titolo che mi avevano assegnato. No, uno è ovviamente lusingato di essere eletto l'uomo più sexy vivente. Sono pochi quelli sexy morti. Sean, qual è stata la preparazione per entrare in questo personaggio e come raffronta il comandante Marco con gli altri personaggi che ha interpretato? Beh, in questo caso il personaggio era più delineato di quello di Alec Baldwin, sia nel libro che nella sceneggiatura. Per il personaggio di Ramius tutto era ben definito, sia il suo bagaglio culturale, la sua storia, via un dossier. Hanno fatto un sacco di lavoro per me. E poi sulla nave se il comandante, l'equipaggio fa ciò che gli dici di fare. Quello che si voleva ottenere era di non essere confuso o scambiato e sembrare americano. Per questo mi ero preso cura dell'idea e del design che Ottobre Rosso rappresentasse una potenza dei sottomarini russi. E poi è venuta l'idea che i capelli e il viso fossero un misto tra Stalin e
Samuel Beckett, e che avesse l'aspetto abbastanza marziale, come sono nella Marina Militare, e che fosse capace di uccidere qualcuno, cosa che presumo che siano in grado di fare molta gente della Marina Militare, sia che l'ammettano o no. E come ho già detto, la maggior parte dei personaggi delineati e la descrizione di Ryan da parte di Clancy, eravamo con John Milius, che secondo me è uno dei migliori sceneggiatori. Ha lavorato tanto per dare più struttura alle frasi e alle immagini nei dialoghi di Rambius, per definirlo meglio e farlo apparire più russo che americano, di modo che fosse ben chiara la diversità di culture. Dopo aver lavorato molte ore su un film come questo, mi chiedevo che cosa gli piace fare per rilassarsi. Cosa intende per relax? Anche questa è una domanda frivola. Allora, mi piace giocare a golf, leggere. Giocavo anche a scacchi, ma ora non gioco più, forse perché invecchiando non si ha più molta pazienza. Comunque mi rilasso principalmente con la lettura. Chiaramente non quando sto visionando qualche copione. Il tempo è diventato più limitato e più prezioso ultimamente, perché ho avuto la fortuna di essere impegnato con 3 film, uno dietro l'altro, con una post-produzione e una pre-produzione, e in qualche modo continuano a sovrapporsi e richiedono un sacco di tempo. Al momento quello che mi manca è la tranquillità della routine, che mi permette di alzarmi e fare le mie cose al mattino, cioè prepararmi l'occorrente per il golf del pomeriggio. Cosa difficile a Mosca. Sean, sappiamo bene che Tom Clancy è un guru della tecnologia militare. Lei ha avuto qualche esitazione nell'accettare un ruolo in un film dove c'era almeno una possibilità che un dispositivo liberato avrebbe potuto in qualche modo annegare gli attori? No, in questo caso non credo, perché tutto ciò che riguarda i manuali russi e le altre cose, più o meno, sono della Paramount. E anche se nella scenografia io premo un bottone e colpisco un sottomarino che fa un sacco di cose, lo comprerebbe comunque. Inoltre, io non devo essere troppo informato sull'aspetto tecnologico del film. E questo è stato un bene per me, perché non sono molto orientato tecnicamente. Ho qualche problema di memoria. Non ricordo mai se c'è stata una rissa ieri sera, il che è una terribile negligenza. Non so come funziona. Non riesco a registrare nemmeno qualcosa che è già in onda. Invece con la radio, ecco, con la radio mi trovo bene. Sean, cos'è che a questo punto della sua carriera l'attira maggiormente per fare un film? Il messaggio? Il denaro? La coprotagonista? O nulla di tutto questo? Beh, fondamentalmente è sempre stata la stessa cosa. Vale a dire la sceneggiatura. Se bisogna descrivere qualcosa, il dialogo può lasciare a desiderare. Perché ho notato nella mia esperienza che trovare un dialogo scritto bene è piuttosto difficile nei film. È qualcosa che si cerca di avere. Sostanzialmente, una buona sceneggiatura la può fornire qualcuno come Milius, perché non ha paura di scrivere in una sorta di pena eroica. E tu puoi prenderne l'essenza e usarla. Il racconto o di cosa parla è un'altra cosa. Io non avrei mai detto o immaginato che avrei interpretato un monaco, per esempio. Ma quando ho letto Il nome della rosa, sono stato immediatamente catturato dallo scritto di Umberto Eco. Ma devo anche dire che mentre non stavo facendo il film, dubitavo di leggere tutto il libro, perché le prime 100 pagine
Era come dormire su un verde prato. Dopo però queste 100 pagine sono stato preso totalmente dal libro. E quindi, in definitiva, direi che l'ho scritto la cosa più importante di tutto. Anche più del denaro? Beh, non ha mai chiesto sul denaro. E quindi che ne pensa? Non ho niente in contrario coi quattrini. Con tutti gli eventi che accadono nel mondo così rapidamente, c'è bisogno che gli scritti camminino per stare al passo con ciò che sta succedendo fuori? Voglio dire, ci sono alcuni punti fatti per raggiungere la cooperazione. Verrebbero prima o durante il film? Mi scusi, ho perso il filo del discorso. Nel mondo gli eventi si verificano in modo così rapido, specialmente in questi ultimi mesi. Durante la lavorazione di questo film ci devono essere stati dei cambiamenti che richiedevano forse una prospettiva più neutrale e positiva? No, fondamentalmente il racconto è rimasto lo stesso. Cambierebbe se cambia la posizione di Gorbaciov, perché il film è pre-Gorbaciov. E se nel frattempo gli succedesse qualcosa, cioè fra adesso e quando il film sarà nelle sale, allora ci sarebbe da fare una variazione nel prologo. Ma per quanto riguarda il film, dalla A alla Z, l'unica cosa che si può fare è lasciare le cose così come sono, senza cambiare niente. Prima di accettare di fare il film, posi alcune condizioni. Una di esse era la partecipazione di Milius, perché, come ho detto, è bravo con la scrittura. Un'altra condizione era che fosse ben chiaro che i russi fossero contro gli americani. Infatti, vediamo nel sottomarino russo il comportamento dei russi e in quello americano il comportamento degli americani. Ed è questa differenza che rende interessante l'idea del conflitto. Quindi era necessario che Milius trovasse una maniera per manifestare i motivi per cui il protagonista disertava. Qual era il suo piano, come avrebbe affrontato quella situazione una volta presa quella decisione. Comunque, niente di ciò che sta accadendo ora in Europa o nell'Unione Sovietica cambierebbe davvero le cose. Devo congratularmi per il suo accento russo, davvero bravo. Grazie, parla il russo. Un po'. Mr. Connery, normalmente quando facciamo queste interviste per la Paramount, la facciamo tu per tu. Come se fosse un esame orale. Già. Mi chiedevo, uno, se non le piace essere intervistato, e due, se è sorpreso di aver raggiunto questo livello di celebrità, dove noi stiamo seduti ad ascoltarla, senza avere la possibilità di parlare con lei a tu per tu. Non ho capito a cosa intende dire. Si riferisce alla TV satellitare? No. Intendevo dire... Innanzitutto lei è sorpreso di aver raggiunto il livello di celebrità che ha? Intende se ne sono sorpreso oggi? Beh, non oggi, ma in generale. Beh, lo sono già da parecchi anni. Ma... penso che uno rimanga sempre sorpreso se riscuote un certo successo. Però ci sono alcune cose che accompagnano questo successo, ovvero la situazione in cui ci troviamo ora, che è l'aspettativa del film, cosa in cui sono coinvolto probabilmente da più anni di quanti lei abbia lavorato. E non sono del tutto sicuro di come rispondere alla sua domanda. Che io sia sorpreso del successo perché qui ci sono delle persone che mi ascoltano mentre parlo? Beh, in realtà io solo sono una cifra. Sto rispondendo a delle domande che si riferiscono a qualcosa che tutti avete visto, e cioè che io lavoro e sono una parte del prodotto. Grazie. Ora mi siedo. La mia domanda si lega con una fatta precedentemente. In quest'epoca di celebrità, quando la sola idea di essere famosi è quasi un afrodisiaco pubblico, cos'è che la tiene salda dal momento che è circondato da persone che dicono sì, Mr. Connery, che desidera Mr. Connery? Quali sono le cose importanti? Chi ascolta e cos'è che la tiene coi piedi per terra? Beh, penso che
uno non cambi molto, qualunque cosa accada. Credo che ci sia un certo schema che ti fa commettere gli stessi errori, e questo vale per tutti. E quello che uno impara è che le cose più semplici sono le più accurate, e questo si applica a tutto. E penso che ci sbagliamo così tanto in quest'epoca di esperti da credere e accettare quello che dicono, si tratti di avvocati, commercialisti e quant'altro, e in qualunque campo. E se loro non possono spiegare qualcosa in maniera semplice, allora capisci che c'è qualcosa che non va in loro e non in te. Quindi credo che in generale nella vita ti fanno sentire tutto il tempo in difetto. È per questo che uso sempre la cautela per qualsiasi cosa, il che è molto utile. Per cui evito di accettare ciecamente la proposta da questa corte di esperti in risposta a qualcosa che uno non ha capito. Grazie. Non so se abbia senso, ma è quello che faccio. Il film mi piace molto. Grazie. A lei piace? È critico con se stesso quando si rivede questo film? Beh, bisogna usare una certa filosofia che collega quasi direttamente le domande fatte in precedenza in termini di normalità e sopravvivenza. Il film mi piace, è ovvio. E dopo aver risposto a questa domanda, quasi invariabilmente allo stesso modo, se vedo una sceneggiatura e voglio fare il film, si presentano due fasi. La prima fase comprende la lettura dello scritto e il fatto che mi deve piacere. E poi faccio tutto il possibile perché sia realizzata e che tutti coloro che sono coinvolti diano il meglio, sia il casting che la produzione, che la regia, che la sceneggiatura. Io metto il naso dappertutto e per questo non tutti sono contenti. Ad ogni modo, alla fine, quando il film è completato e quindi il gruppo, la squadra, chiunque essa sia, insieme guardiamo il film, è in quel momento che io giudico me stesso se è andata bene o no. Questa è sempre la prima fase. Guardando il film, se per me è ok, allora passiamo alla seconda fase, che è quella dell'uscita del film nelle sale cinematografiche. E se le persone non vanno a vederlo, allora c'è qualcosa che non va. Ma io non cambierei mai la mia opinione o decisione sulla prima fase, perché tutto sommato il film è stato più o meno accettato. Altrimenti penso che uno sia sulla strada della follia, perché il business non si ferma, va avanti. Ne ho avuto un perfetto esempio quando ho fatto Sono affari di famiglia con Dustin Hoffman, Matthew Broderick e Sidney Lumet, scritto da Vincent Patrick. Nella prima fase il film andava bene. Pensavo che avesse successo. Invece, nella seconda fase c'è stato quasi un rifiuto totale del pubblico. È stata una sorpresa perché il film non aveva suscitato abbastanza curiosità, questo in America, mentre sembra che sia stato accolto meglio in Europa. Ed è molto difficile trovarne il motivo. Comunque, io non cambio la mia opinione sul film e questo è stato un caso come su altri film che ho fatto. E poi ho scoperto che nel tempo rimangono come sospesi e dopo in qualche modo diventano accettabili e graditi. Potrei darvene una mezza dozzina di esempi di questi film che sono stati un flop. Robin e Marian, La collina del disonore, Sono affari di famiglia, Una splendida canaglia, ma in qualche maniera sono tornati in un certo senso in auge. Presumo quindi che col tempo siano stati rivalutati. Pensa che sia così anche per Caccia a Dove Rosso? No, penso che andrà bene, o almeno questo è il proposito, anche se devo ammettere che non ho visto completati gli effetti speciali, perché ho visto soltanto degli spezzoni, delle schede in cui c'erano parti di questo, di quello, tutto sommato un vero test. E ho pensato che tutte quelle cose che erano l'essenza del film
funzionavano. E poi ho avuto la conferma da McTiernan e da Mace Neufeld che rimaneva da fare ancora qualche cosina e che gli effetti erano completi all'80%. Vedrò il film quando andrò in Europa. Il film completato. Penso che la prima fase sia andata bene. Per la seconda fase, chissà. E se mi sbagliassi, boh. Mr. Connery, Tara Bassett, Louisville, Kentucky. James Bond sembra che sia intrappolato in una piega temporale e non invecchi mai come tutti noi. Ora, anche se preferirei vederla in quel ruolo come un Bond più maturo e sofisticato, più sexy, se ciò non fosse possibile, prenderebbe in considerazione di rimettersi nei panni di uno 007 anziano? E cosa dovrei fare? Il padre di Roger Moore? No, è molto difficile. Se penso alla fatica che ho fatto in mai dire mai e rifarla, no, non credo che sia veramente possibile. Grazie. A lei. Mr. Connery, Bobby Wygant della Navy SEAL di Dallas, Fort Worth, Texas. Questo film era già in produzione ed avevamo girato delle riprese per un breve periodo quando è salito a bordo. Cosa è successo nel tempo intercorso dal momento che è stato contattato al momento in cui ha iniziato a girare il film? Beh, la prima volta è stato... Lei ha ragione, avevo iniziato le riprese. Io mi trovavo senza impegni. E il mio amico Klaus Maria Brandauer aveva la parte di Ramius. Ma in quel periodo stava dirigendo e interpretando il suo primo film e aveva bisogno di 14 giorni per liberarsi dall'impegno. Ma non era possibile fare l'uno e l'altro. Inoltre in questo film si aveva a che fare con la marina militare, col tempo meteorologico. E così d'improvviso mi si aprì un'opportunità e ricevetti il copione tramite fax. E nella fretta non mi avevano dato il prologo in cui si diceva che era pre-Gorbaciov e io non avevo letto il libro Ottobre Rosso. Conseguentemente sentivo che sarebbe stato il momento sbagliato, che fosse troppo tardi per realizzare quel tipo di storia. Ad ogni modo, una volta chiarita la faccenda e ricevuto il prologo, ho preso un libro e, tenendolo a mente, ho letto il copione e ho fatto notare allo sceneggiatore i difetti e gli errori che secondo me avevo riscontrato nel personaggio di Ramius, delle sue esigenze di chiarimento di quello che doveva fare, il bisogno di incontrare la futura generazione e anche il fatto che ci fosse così poco preavviso e ovviamente non avrei sprecato il loro tempo tempestandoli senza che loro sapessero quali fossero le mie richieste o i miei suggerimenti. E quello fu il momento in cui entrò in gioco Milius e quando si trovò l'accordo ci mettemmo subito al lavoro. Era di venerdì, ebbi una lunga conversazione al telefono con McTiernan. Arrivai venerdì dall'Europa e ho lavorato venerdì, sabato e domenica e abbiamo posticipato le riprese di lunedì. Siamo stati bloccati a Houston e tutti sono partiti per un viaggio a bordo di un sottomarino, di cui ho fatto a meno volentieri. Il viaggio durante la fine settimana era stato offerto dal governo degli Stati Uniti. Gli altri ci sono andati, ma per me contava più riposare per smaltire il jet lag ed approfondire meglio il lavoro che c'era da fare. Poi ci siamo incontrati tutti e loro avevano già girato delle riprese con Alec Baldwin da 3 settimane prima del mio arrivo. E questo mi ha dato l'opportunità di familiarizzare non solo con il regista e con gli altri attori con cui avrei lavorato, ma anche con questi ragazzi russi. E il lunedì è stato un giorno molto importante. Nel senso che quello che sembrava essere un leggero rinvio è stato invece un proficuo impiego, anche in termini di tempo, perché sono state superate molte delle normali procedure e dei mal di testa che si verificano durante il primo ciak. Ed infatti è stato davvero come un primo giorno di riprese. E per quanto riguarda il resto, lei lo ha visto. Grazie. Prego. La ringrazio. Mr. Connery, lei ha una presenza, un aspetto sia di persona che sullo schermo che pochissimi altri attori possiedono. Ha sempre avuto questo carisma, in caso affermativo, cosa lo attribuisce? Ho avuto l'ulcera a 16 anni.
quando ero in marina e nessuno dei miei compagni mi ha mai detto che avevo carisma. Non so se sono carismatico, ma so che ci sono certe cose, ad esempio, quando penso di sapere che sto facendo delle cose, allora mi vengono meglio di quando non so cosa sto facendo e credo che questo sia di grande aiuto. Spesso penso che il fatto di sentirti bene con te stesso sia la cosa più importante di tutti e la maggior parte del tempo io mi sento a mio agio e questo probabilmente mi dà un certo senso di benessere e di serenità e credo che questo valga anche per le altre persone. Ad esempio, tutti hanno dei problemi e sono affetti da una forma di nevrosi o quant'altro. Ma questo non vuol dire che sia necessario che uno le debba condividere con gli altri. È un'area in cui le persone dovrebbero essere davvero egoiste e non credo che questo sia sinonimo di talento. Farsi vedere come un'anima tormentata che tutti devono sopportare. E penso che probabilmente ce ne siano troppe in giro, specialmente qui. Grazie. Mr. Connery, parlando con Harrison Ford su Indiana Jones e l'ultima crociata, gli ho chiesto se c'era qualcosa nei film che non le avremmo mai visto fare. E la sua risposta fu: non lo vedremo mai prendere parte a nessun tipo di violenza, tipo Rambo, e quindi mi piacerebbe chiedere se c'è qualcosa in particolare che non le vedremo fare nei film. Mi dispiace davvero, non saprei cosa dire, perché penso che in circostanze e situazioni come quelle uno può essere sempre colto in fallo, perché uno non sa mai in quel momento come può reagire di fronte ad una situazione o ad una circostanza finché non si presenta. Sinceramente non riesco a pensare a niente. O che la mia testa mi dica io non potrei o non vorrei farlo. Non penso che in Europa abbiamo lo stesso tipo di timore di essere considerati dei cattivi come i personaggi che uno interpreta, come avviene in America. E credo che alcuni attori hanno la tendenza a pensare che non vogliono che il loro figlio pensi o li veda fare qualcosa del genere. Non credo che in Europa abbiamo la stessa riluttanza o un'eccessiva sensibilità al riguardo. Quindi cosa penso di quello che mi vedrà fare, glielo saprò dire. Grazie. Sean, il suo coprotagonista Alec Baldwin sembra trovarsi sulla soglia di una grande celebrità e io mi stavo chiedendo, uno, se lei è d'accordo con questo e due, se c'è una cosa che lei ha in mente lavorando con Alec Baldwin in questo film. Quale sarebbe? Beh, io penso che Alec Baldwin sia un bravo attore e che il nostro settore qui è ampiamente aperto per un giovane attore. Ha una sorta di energia naturale e non penso che sia un delitto possedere un certo fascino o sembrare un solitario recluso ringhiante o comportarti male in qualche modo. E comunque, tutto sommato, io credo che abbia un atteggiamento molto gradevole, è un tipo serio e si impegna sul lavoro. Ho l'impressione è come se stesse andando un ciclo. Prendiamo per esempio Kevin Costner. Ecco, penso che lui sia un bravo attore. A me è piaciuto molto nel film Gli Intoccabili. Non è un segreto. E pensavo che lui si sarebbe meritato un riconoscimento maggiore per quello che ha fatto nel film. Secondo me ha un giudizio molto chiaro e le sue scelte penso che siano ottime. E credo che da ciò che ho visto valga lo stesso per Alec Baldwin. Non ci sono molti giovani attori come lui e penso che nel nostro settore abbia un buon vantaggio. Secondo lei, come deve
essere un attore sul lavoro? E come giudica Alec Baldwin? Beh, deve essere totalmente professionale, perché in giro ci sono troppi dilettanti. Beh, ad Alec lo farei piangere ogni volta che giriamo l'ultima scena. È molto sensibile. Mr. Connery, John Davis di Nashville, Tennessee. Lei sembra un uomo che sa quello che le piace fare, che sa quello che vuole e quello che non vuole fare. Ha detto che infila il naso dappertutto, nel copione, nella produzione, nella regia. Si considera un attore con cui è difficile lavorare? E se la risposta è sì, quando diventa difficile? La risposta è no. Non credo di essere affatto difficile. Diciamo esigente. Beh, bisogna capire cosa si intende per esigenza. Per me essere esigenti significa che conto che tutti siano entusiasti, che credo sia probabilmente il più importante aspetto di qualsiasi impresa, ed in particolare quando si sa che durerà per un breve lasso di tempo, in cui tutti hanno molta presunzione, in cui ci sono molte idee e concetti diversi, praticamente sulla stessa cosa. E quando tutto va alla grande è fantastico, perché si sa perfettamente che c'è un inizio e una fine, e che si sarà in grado di averne il controllo, che è una cosa che non puoi fare normalmente nella vita. Poiché hai a disposizione tempi più lunghi, rinvii, ore, puoi sempre modificare le cose. E anche se ti trovi in condizioni avverse o in una brutta location, fondamentalmente è un'esperienza piuttosto gioiosa. Ecco perché affermo di non amare l'istrionismo e quelle che considero persone difficili. Io di sicuro non vorrei lavorare con loro, non lo farei, e vorrei risolvere questa faccenda molto presto, perché la vita è troppo breve e di solito non ha niente a che vedere con quello che sono i veri problemi. Il fatto è che nei film ci sono abbastanza problemi e l'unica situazione in cui puoi risolverli è filmando. Con le riprese si risolve tutto e credo di fare il difficile, di essere difficile solo con dei veri idioti. Cosa succede quando lei diventa difficile? Ecco, beh, c'è un produttore lì seduto. Sono stato mai difficile nei film? Mai. Conto più di lui? No, c'è sempre una soluzione per i problemi più comuni, come quelle forme di isteria di cui non parlo neanche, perché non mi ci sono mai trovato in mezzo, e di cui ho solo sentito da altre fonti. Ma come ho detto, sono cose che non mi preoccupano. Comunque, sono dell'idea che tutti devono impegnarsi a sopportarli e a tollerarli. La mia domanda ha a che fare col casting. In questo film, ad esempio, non c'è dubbio che lei sia un russo. Ma torniamo indietro. A quando ha parlato del film Sono affari di famiglia, ha mai pensato che poteva essere non credibile il fatto che lei ed Asimov avevate il ruolo di padre e figlio? E che cosa ha pensato Sidney Lumet per superare quel problema? Quali erano i suoi pensieri a riguardo? Beh, è una bella domanda. Dato che c'era questo continuo confronto testa a testa, è stato la giustificazione che abbiamo usato. Ho visto più e più volte il film e sono sicuro che in famiglia si diceva: non può essere suo figlio, o non può essere sua figlia. Non so, mettiamo che ci sia una madre e un padre coi capelli neri come lei, a cui nascono dei figli biondi, con gli occhi azzurri che escono dal nulla, e non perché è venuto un irlandese, ma perché è dovuto a una di quelle imprevedibili stranezze. Beh, forse nel film ci siamo spinti un po' oltre, non lo so, ma anche ammesso e non concesso, la mia domanda è: avrebbe suscitato una certa curiosità? E ho pensato, vediamo se funziona. Ma il film è stato un flop, e questo è quello che mi ha mandato in confusione e che non riesco a spiegarmi. Mr. Connery, faccio in qualche modo seguito alla sua domanda.
Il pubblico in generale la identifica ancora fortemente come James Bond. È stata una benedizione o in definitiva una maledizione? Beh, è un punto di riferimento costante. È qualcosa che è molto negli occhi degli spettatori. Le persone lo vedono come l'inizio e la fine di qualsiasi cosa. Io vorrei fare, farei, farò. Per cui è un loro problema, piuttosto che mio. Io lavoro su ciò che mi attrae e fin tanto che manterrò il mio entusiasmo, presumo di lavorare su cose differenti per poter migliorare. Se non avessi il senso dell'entusiasmo e del miglioramento, allora mi preoccuperei di fare questo lavoro. Farei qualcos'altro, proverei dell'altro. Ma non posso ignorare quel periodo. Sono passati quasi 30 anni da allora. Era il 1962, quando ho iniziato col film di Bond. E ora ho 38 anni. La gente dimentica, inizia a parlare con me di questi film e quando gli rammento di quanto tempo è passato, molti mi dicono che non gli piacciono. Ha detto che ha iniziato la sua carriera 30 anni fa. Come spera che sia la sua maturità, Mr. Connery? La sto affrontando bene. Comunque, sono più di 30 anni che ho iniziato. 30 anni fa sono venuto in America per fare i film. Complimenti e apprezziamo il suo talento, mi creda. Grazie. Mr. Connery, Penny Lee Gate, sono della King TV in Seattle, Washington. Si dice che gli uomini che sono sulla sessantina e quasi calvi siano più virili. Ha qualche commento da fare? Beh, sono anni che non vado a letto con i ragazzi calvi sessantenni. Dalla sua prospettiva. Come? Dal suo punto di vista. Dal mio punto di vista. Lei ha solo 38 anni, quindi. Io non posso rispondere per tutti questi ragazzi grassi che ci sono là fuori, con la barba e sessantenni. No, quello che mi interessa più delle altre cose è cercare di mantenere sempre l'entusiasmo. Cos'è per lei il sex appeal? Cos'è per me il sex appeal? E cos'è per lei? Penso che dipenda dalla persona. Potremmo andare avanti tutta la notte. Che ne pensa? Che mi dice del sex appeal delle persone in questa sala? Penso che dipenda dalla persona trovarla sexy o no. Ovviamente, come l'attrazione, che cos'è per lei? Lei pensa di essere sexy? Beh, mi hanno detto che lo sono, sì. So che certe persone sono attraenti e che mi trovano attraente e sono piuttosto presuntuoso da pensare che questo sia sexy. Lei crede che in qualche modo sia un modello per gli uomini anziani? Beh, sembra sia così. Grazie. Scusate, se torniamo al film. Il personaggio. Alle donne interessano le frivolezze del sesso. Già, fa parte della loro mentalità. Del personaggio Ramius che lei interpreta in questo film, quali sono le qualità che apprezza e i difetti che detesta? I difetti del personaggio che mi piacciono o no? Le qualità che ammira e che non ammira? Io penso che abbia delle qualità ammirevoli. Sta di fatto che è il migliore nel suo campo. È un fantastico stratega. È un eccellente tattico di guerra navale. Conosce bene i sottomarini, mentre io no. È abbastanza intelligente ed è in grado di prevedere come andranno le cose.
E inoltre è anche capace di uccidere qualcuno che ostacola il suo cammino. Tutto questo si adatta e ruota, penso ragionevolmente, tutto intorno al personaggio. Ed è quello che certamente lo rende interessante da interpretare. McLean della radio canadese. È stato fatto molto per questo dispositivo cardanico su cui erano montati i sottomarini. Secondo lei era d'aiuto o di ostacolo dovendo recitare essendo costantemente sottoposti al movimento per sembrare nel sottomarino? Hanno fatto senz'altro un grande lavoro, perché di solito per dare la sensazione di movimento inclinano la telecamera. Questo dispositivo cardanico pesava 80 tonnellate e poteva inclinarsi di 45 gradi in ogni direzione. E starci in piedi sul set, presupponendo di essere su un sottomarino e vederlo oscillare da un lato all'altro e tutti i ragazzi che cercavano di rimanere dritti, non era affatto facile. Infatti a me è venuto il mal di mare. E anche per i ragazzi è stato tremendo. Si tenevano alle barre e a tutte le cose che erano di traverso. E non si potevano fare trucchi con la telecamera, perché al confronto non sono così efficaci come la realtà della gravità. Grazie. Patrick Stoner della PBS. Per un attore è molto importante essere in buoni rapporti con gli altri attori per mantenere i personaggi credibili. Quindi è importante parlare con Alec Baldwin e con gli altri. Prima che lei arrivasse sul set, c'erano persone preoccupate del fatto che lei potesse non trovarle professionali? E trovandosi in una situazione del genere, Caccia a Ottobre Rosso può essere un esempio, qual è il processo per abbattere queste barriere, trovandosi in un gruppo in cui lei è una star molto conosciuta rispetto agli altri? E come ha fatto a ottenere questo risultato? Beh, Caccia a Ottobre Rosso è un perfetto esempio. Maisie Neufeld, che era qui un minuto fa, il produttore, potrebbe verificare ciò che sto dicendo. Quando sono arrivato, avevano fatto già delle riprese e hanno dovuto riorganizzare il piano di lavorazione per venirmi incontro, a causa del tempismo e la durata. E lì c'erano 62 persone, all'80% russe, che non parlavano inglese. L'80% che non parlava inglese. Avevamo un set molto congestionato e con tutte le dinamiche dei movimenti era una situazione critica. Non si poteva inquadrare tutta quella gente a bordo a metà e quindi hanno dovuto aumentare di circa 5 volte l'altezza del dispositivo e l'hanno collocato sul pavimento in un punto particolare per sostenerne il peso. Quindi c'erano molti tecnici ingegneri, c'erano queste persone che non parlavano inglese. C'era un cameraman molto impegnato. Quando sono arrivato lì la prima volta sembravano in corso un sacco di cose, ma prima delle riprese ci sono state un paio di false partenze e così ho subito convocato una riunione col produttore, con l'assistente alla regia, con l'addetto alle luci. Ci siamo seduti e ho detto che bisognava organizzare e mettere un po' d'ordine, stabilendo che l'ultima parola spettava al regista e che nessuno poteva interferire fino a quando lui non dava lo stop alla ripresa e così si poteva passare alle informazioni successive. Perché così la situazione era un po' irregolare e non stava migliorando, dato che sul set nessuno aveva preso una posizione. C'era qualcuno isterico, ma quando ci siamo seduti e abbiamo discusso e spiegato come doveva funzionare la catena di comando, abbiamo liquidato il problema. Ma come ho già detto, la maggior parte delle cose possono essere risolte. C'è sempre qualche problema dovuto ad un insieme di elementi che sorgono nella realizzazione di un film molto complesso come questo. Tipo cercare di tirar su dei cavi della luce e cavi elettrici per poter muovere questo dispositivo. E per tutto il tempo cambiare le luci, immettere il fumo. Sul posto c'era un calore tremendo. Io sono riuscito a far sì che il pavimento si spostasse di una certa angolazione, di modo che fosse sistemato per più cose tecniche. E per ultimo, naturalmente, ci sono gli attori. E ogni volta che vengono interrotte le riprese, accade che si scaricano un po', rendendo più difficile la ripartenza. Quindi è molto meglio fare tutto bene e dopo andarsene.
Questo è in sostanza ciò che ho osservato, probabilmente perché sono entrato dopo che avevano girato delle riprese. Bene. Mr. Connery, Howard Rosenberg della KTV, Reno, Nevada. Allora, sappiamo che lei ha 38 anni, che la sua carriera supera i 30 anni, che è l'uomo più sexy del mondo e che sta relativamente bene con se stesso. Ho il sospetto che tenga sotto controllo tutte le situazioni come vuole lei e se ne prenda cura. Ma nel caso di solo affari di famiglia è al di fuori delle sue mani e buona parte di quelle mani sono i critici. Alcuni di noi a volte rimangono accecati dalla propria importanza. Lo so perché io ne sono stato colpevole di questo. Ogni tanto ci vorrebbe un bel calcio rapido. E se lei prendesse a calcio un critico, io non mi offro volontario. Se lo facesse, quali sarebbero le sue maggiori lamentele sui critici e sulla maniera in cui essi gestiscono i film? Beh, i critici sono solo una parte di quello di cui stiamo parlando, perché un film può avere delle recensioni meravigliose e la gente non va lo stesso a vederlo, mentre magari un film ha delle recensioni disastrose e poi non trovi un posto al cinema. Ai critici renderei obbligatorio leggere qualche saggio, in modo da capire qualcosa su cosa sia la critica costruttiva. E così facendo diventerebbe un meraviglioso critico, un grande, e ci sarebbe sempre l'occasione per andare al teatro. Perché non è più il cinema in quel caso. E quindi portare con sé un certo ottimismo. D'accordo, non è facile averlo se vedi 3 film al giorno e sei lì dalle 9 del mattino e magari hai avuto una discussione con la moglie prima di uscire o con la ragazza con cui convivi, che risulta essere un ragazzo. Tutte queste cose influenzano il giudizio, così vai a vedere il film e stai lì seduto a pensare quanto sarebbe bello che lei mi chiamasse chissà dove ora, scommetto che avrò il biglietto gratis. Quindi non c'è. La situazione non è favorevole per una buona recensione in entrambi i casi. E spesso sono molto più distruttive che costruttive. Io non penso che qualcuno che sia equilibrato sui film potrebbe mai sollevare obiezioni ad una critica costruttiva, perché se fosse presentato professionalmente provvisto si potrebbe imparare qualcosa. Per lo più non è così. Penso che molte delle critiche siano un po' stravaganti ed in qualche modo si riferiscano a molte cose. E quando arriva una cosa distruttiva, a volte mi piace proprio, derisoria e sprezzante, però non si considera veramente quanto lavoro e impegno ci sia dietro. Anche se fosse sbagliato, o mal diretto, mal prodotto, mal recitato, bisognerebbe prenderlo e vederlo per quello che è, o per quello che hanno cercato di fare. Potrebbero anche trovarsi nella prima fase, seduti a pensare e a decidere come ho fatto io e continuo a fare. Per me era un successo la prima fase di Sono affari di famiglia. E niente mi farà cambiare opinione. Conosco il libro, la sceneggiatura, tutti gli attori. So ciò che abbiamo fatto. E poiché ci sono aree che non funzionano, allora io sono assolutamente pronto ad ascoltarle e farle presenti in modo costruttivo. E penso che questa sia l'area principale che poi genera l'altro lato. Così che l'attore, l'attrice, raccoglie e riceve tutte quelle cagate che gli vengono propinate da chi è convinto di sapere. E prima di rendersene conto si è già perso di vista di cosa si trattasse. Grazie. John Corcoran della televisione KCL, le devo dire che quando avrò 60 anni e sarà vecchio e calvo, lei per me sarà un modello di riferimento. La ringrazio. Mia domanda è... Quanto ci vuole? Non ci vorrà molto. Ecco la mia domanda, questo è un film essenzialmente basato su un buon evento, nel senso che il comandante Ramius è un brav'uomo e sta disertando verso la parte buona. C'è qualcosa che ha imparato sul set o dalla sua ricerca sul film che potrebbe infonderle un po' di paura dal fatto che un comandante ribelle su un sottomarino prenda in mano il potere e diventi un pericolo per noi? Certo, questa è la premessa di tutto il film. Qualcuno stamattina mi ha chiesto: e se quella di Ramius fosse stata una storia vera? Nel contesto attuale, con lo status quo che c'è ora in Russia, che posizione avrebbe assunto Ramius? Ed io gli ho risposto senza esitazione: sono sicuro che Gorbaciov
lo avrebbe riportato indietro in Russia senza dubbio, a causa di quello che sta accadendo ora e di quello che ha fatto sia dietro le quinte che di fronte a tutti per rimuovere la minaccia dell'Unione Sovietica dall'Europa e da molti paesi nel mondo. Quindi sono sicuro che le azioni di Ramius sarebbero sostenute e supportate da qualcuno come Gorbaciov. C'è il tempo per un'ultima domanda. Lei è stato fantastico nel ruolo di Ramius. Il film mi è piaciuto. Tuttavia, se fosse stato contattato prima per il ruolo, con chi si sarebbe identificato di più? Con Jack Ryan o con il comandante Ramius? E perché? Non ci avevo mai pensato. Innanzitutto direi di essere più adatto ad interpretare il personaggio di Ramius che quello di Jack Ryan. Penso non fosse altro per la differenza di età. E anche se mi fosse stato dato il copione dicendomi ci piacerebbe che tu interpretassi Jack Ryan, probabilmente avrei detto che avrei preferito di interpretare il ruolo di Ramius. Perché? Perché? Perché penso che ci siano un sacco di cose nel personaggio di Ryan che ho già fatto nei film. Ringraziamo Sean. Grazie a voi. Thank you.